Abbandono Helios. Seguo il segnale della pallida ombra. Questa foresta è disseminata di rovine di una xenociviltà. Mura, fondamenta e statue antiche. Esplorativo, Atropo. Ho trovato un cadavere, un esploratore Astra. Verifico l'identità sul suo casco. Proseguo verso l'origine del segnale. Silvio.
fauna saprona. Fauna ostile eliminata. Una registrazione. L'ho inserita nella banca dati. La scoto. Di un mosaico fluido a ogni mio. Ogni volta che torno. Per il protocollo di Astra, non verranno a prendermi finché non avrò trovato il segnale. Se mi senti, sei in trappola anche tu. Non ricordo di averlo registrato.
sistema di sicurezza rilevato. Ho trovato un cumulo di cadaveri xenomorfi. Probabilmente sono gli artefici di queste rovine. Potrebbero essere i senzienti che trasmettono la pallida ombra. Rilevo un picco anomalo di energia.
Lo segno sulla mappa. Fuggire è impossibile. Ho provato in ogni modo. Vengo sempre riportata indietro. C'è un istante tra la morte e la rinascita, ma i tentacoli mi tirano a fondo. Grido. Affogo. Ho incontrato un predatore ostile. Sopravvissuta. Mi sentite? Sono sulla nave. La tuta è operativa e... io ho già vissuto tutto questo.
L'ambiente prima non era così. Tecnologia rilevata. Potenzia l'arma con un meccanismo di fuoco alternativo. Decisamente efficace. Mi tornerà utile. Thank you.
recuperato una xenoarma. È simile a una. Ho trovato un'enorme muraglia che mi separa dall'origine della pallida ombra. Non posso superare il baratro. Per adesso mi dedicherò ad altro, indagando sul picco di energia nella foresta. Diario esplorativo, Atropo. Chi ha lanciato la trasmissione? Vedi la pallida ombra? È un messaggio che dovrei conoscere solo io. E ora, di punto in bianco, lo sento di nuovo. Sono stati senzienti. Ma come potevano sapere? Spero di trovare risposte al segnale.
giorno rivivrò le stesse esperienze dalla loro prospettiva. Sono veramente io? Oppure sono involucri senza vita? Forse un riflesso di ciò che mi attende. Ho trovato una xenotecnologia su un senziente morto. Secondo le scansioni dovrei poter potenziare la tuta. Sembra che sia compatibile.
Simulazione sistemi completata. Avvio un collaudo di conferma. Confermo. Teletrasporto lineare. Il punto d'uscita sembra essere fisso. Del deserto non sono le uniche forme di vita con cui ho familiarizzato. Ci sono parassiti ovunque. Mi rendono più forte, ma anche debole. Per quanto ne sia consapevole, non resisto alla tentazione di legarmi a loro. Dispositivo recuperato. Sono sicura che mi tornerà utile. Thank you.
Ho scoperto xenotecnologie che fabbricano dispositivi. Ho trovato tracce di una primitiva xenolingua. Al momento non sono in grado di decifrare questo xenoglifo. Ho scoperto un frammento di xenolingua. Thank you.
trovato un altro. Attaccata al braccio come un parassita. Ma non sembra ostile. Sembra che stia potenziando e indebolendo la mia tuta.
Non... non può essere qui. Sto rivivendo i miei ricordi in quella casa, ma incompleti. Sono corrosi. Mancano alcune parti, mentre altre sembrano inventate. Ma ricordo benissimo la sofferenza. Mi sembrava quasi di impazzire. Qui non mi è concessa tregua o rifugio. E l'astronauta continua a seguirmi.
interessante. Ho trovato una sorta di strana tecnologia che registra il passato. Oppure un archivio visivo. I senzienti incontrarono la stessa fauna ostile. Hanno eretto delle difese. Sembrano vecchie di secoli.
Come può essere qui? Sembra un altro teletrasporto, solo tecnologicamente più evoluto. Ho trovato un relitto di automa, forse con uno strumento utile. Sembra utilizzabile. Se no, arma da taglio. La aggiungo subito all'equipaggiamento. È impossibile. Ho registrato le mie prime missioni nel raccoglitore, ma questo è archiviato nella nave madre. Successiva alla partenza. Ma come? Non deve essere mai aperta.
Ehi! Che c'è di sopra? Cosa vuole dirmi?